Lunedì 9:27 del mattino, la settimana parte, comincia bella carica. Devo assolutamente mandare un contratto, una soluzione a un cliente che ha confermato un lavoro che in teoria vuole portarsi avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in maniera continuativa, sull'aggiustamento di una piattaforma di backup. Questo cliente ha questa persona, questa azienda ha questa piattaforma di backup, si sono susseguiti nel tempo diversi programmatori e non ha mai avuto modo di averne uno fisso continuativo, quindi ci siamo incontrati e abbiamo quagliato la possibilità di lavorare assieme, quindi devo mandargli il contrattino per partire ufficialmente anche con loro. Oggi poi si crea il menu nuovo del cliente macellaio, devo andare avanti con la piattaforma 231 e, cosa estremamente importante ancora, devo anche proseguire con lo sviluppo del mio software di e-commerce, perché avevo bloccato tutto l'anno scorso per via di tutti gli impegni, devo assolutamente portarlo avanti. C'era una cosina molto molto interessante che stavo sviluppando e ho dovuto bloccarla, quindi si va avanti, si riparte ben in spinta e via, sotto che si lavora. Era un bel po' di tempo che non scrivevo delle newsletter ai miei contatti. Ho una lista di circa 1000 persone a cui fino a diverso tempo fa scrivevo in maniera abbastanza regolare e effettivamente mi sono reso conto di aver lasciato un po' da parte la cosa. Allora ho cercato un po' di sistemare la faccenda. Come la sto sistemando? Con un nuovo software che permette l'invio di newsletter. Cercavo qualcosa di nuovo, fresco, qualcosa di un pochino più professionale. L'ho trovato e lo sto provando a utilizzare per l'invio delle newsletter. Poi magari ne parlerò, se ne avete interesse potrei parlare. Quindi sono contento, perché l'idea è quella appunto di ricominciare a scrivere a voi che mi guardate, a voi che mi seguite, in maniera un pochino più costante delle newsletter, con idee, consigli, con pratiche, quello che faccio, quello che non faccio. C'è sempre la possibilità di imparare da chi è sul campo, da chi effettivamente tutti i giorni fa questo di mestiere, fa del web marketing la propria professione, e perché no? A me piace aiutare, a me piace aiutarvi, quindi riuscire a trasmettervi qualcosa, qualche informazione in più, qualche trucco, qualche consiglio in più, non guasta, sono contento di potervi aiutare. Quindi basta, tutto qua. Passiamo domani a martedì. Martedì, mattinata che sarà dedicata all'attivazione, al termine dell'attivazione, perché in realtà il conto ce l'ho già, di un conto bancario nuovo. Posseggo ancora UbiBanca, che sta passando sotto BPER, e in realtà sto semplicemente cogliendo l'occasione per chiudere vecchi conti che mi sono rimasti aperti e passare a quello nuovo, che da 9 mesi, un anno, non mi ricordo più, è già Fineco. Ho aperto un conto Fineco. Mi conviene, sì, perché per me che lavoro in maniera digitale, avere un'area riservata, un non banking decente è fondamentale. E con UbiBanca mi sono proprio trovato male. Su questo punto di vista mi sono proprio trovato male. Area riservata pessima, molto confusionaria. Mi spiace, cerca di guarire presto. Aspetta. Mi è partito Google. Molto confusionaria e tra l'altro con dei costi elevati che alla fine non mi portava a niente. E quindi alla fine, siccome il cambio che hanno fatto da UbiBanca a BPER, che termina, diciamo che diventa effettivo a fine febbraio, mi fa cambiare anche l'IBAN, a questo punto faccio che chiudere tutto e a passare direttamente sotto Fineco e comunicare ai clienti che i pagamenti li devono fare sotto Fineco. E quindi chiudo tutto, razionalizzo e semplifico. Voi avete dei conti correnti? Immagino di sì, perché oggi senza conto corrente non si può campare, non si può pagare nulla. Come vi trovate col vostro? Quale ritenete che sia il migliore, il peggiore, pregi e difetti? Scrivete sotto nei commenti. Non guasta mai aiutare gli altri. Mercoledì.
sto andando in direzione Sesto Calende per andare a realizzare foto e video con la mia reflex e il cavalletto dal mio nuovo cliente della lavanderia. Bisognerà fare delle foto e dei video ai proprietari con l'idea di trasmettere la sensazione del pulito. Come si fa? Si fa vestendosi in un certo modo, con gli oggetti giusti, con facendoli vedere durante le operazioni di lavoro. Alla fine la lavanderia è un lavandaio, un artigiano, quindi tanta manualità, tanto lavoro fisico, tanto lavoro manuale, tanta gente, tante persone, tutta questa serie di piccole accortezze che fanno la differenza, che sono capaci di fare la differenza. Quindi autostrada, in uno Sesto Calende ci vuole dai 30-40 minuti e via che si lavora. Venerdì. Tra 200 metri alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi SS233. Grazie. Venerdì! Allora, ieri è stata una giornata pessima, infatti non ho fatto nessun vlog perché è stata una di quelle giornate. No, io per quanto cerco di automatizzare, di rendere tutto più informatizzato possibile in modo da ampliare il business, esci dalla rotonda e prendi SS233 in modo automatico con tutti i crismi che richiede, alla fine la testa ci deve essere. Se la testa non c'è niente da fare, la giornata è no, parte da schifo e finisce da schifo, purtroppo. E ieri è stata una di quelle giornate, anzi di solito mi permetto di prendermi un'oretta di videogioco dopo pranzo, subito dopo pranzo. Di solito mangio e lavoro direttamente a casa, è tutto abbastanza veloce, nel giro di mezz'oretta, 40 minuti mangio e mi permetto di prendermi un'oretta di gioco. Tra 400 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi viale Valganna, SS233. E sono un amante dei videogiochi, quindi mi aiuta anche a concentrarmi, perché poi non faccio giochi banali, faccio giochi che videogioco a giochi abbastanza corposi che richiedono anche una certa attenzione, giochi di ruolo, giochi di strategia, quindi in realtà è anche un modo per tenere la mente allenata. E ieri appunto di lavoro proprio non ne avevo voglia, proprio la testa non c'era, ho fatto anche molto più di un'ora, me ne sono reso conto, non ormai era tardi, ho lavorato veramente poco e male ieri. Comunque, detto questo, oggi sono in macchina perché si va in direzione, non so neanche io esattamente cosa aspettarmi, si va in direzione azienda, un'azienda che è sia un editore che è allo stesso tempo una stamperia. Mi hanno chiamato dicendo: vogliamo conoscerti. Di più non so. Tra 500 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi viale Ippodromo. Che fatica sotto navigatore. Quindi, che va bene però, perché altrimenti non saprei dove andare. Quindi non so neanche io cosa aspettarmi, se è solo un incontro così per sapere, per conoscermi effettivamente basta, o se c'è sotto comunque una necessità lavorativa. Non ne ho idea. Però vado a prescindere, senza fare troppe domande, perché tutto il contatto arriva da un mio cliente che è la Varese Design Week, quindi il lavoro è stato bello, importante e ci sta che essendo stato bello, importante e con risultati, ci sta che come dire, la voce sia passata, che a parte anche vuol dire il mio lavoro, fare in modo che ciò accada. Quindi vado senza grosse domande, però appunto non so bene che cosa aspettare, non ne ho idea. Va bene comunque perché voglio farmi conoscere, chiacchierare.
chiacchierare, voglio sentire un po' come va il mercato, voglio avere... Tra 600 metri, svolta a sinistra e prendi viale Padre G.B. Aguggiari. E quindi sono in direzione Quirici e Liguore. Vediamo, sono curioso, vi tengo informati. Dunque, parliamo di cose importanti. L'incontro di stamattina è andato bene, devo preparare un documento di soluzione per il contatto. Vogliono sostanzialmente ricreare un po' la presenza digitale. Gli ho dato una serie di dritte carine su cui ci si potrebbe basare, su cui si potrebbe puntare, perché alla fine anche un sito web senza un obiettivo, senza una strategia a lungo termine non serve a niente. Quindi siamo riusciti a chiacchierare un po' su questo punto e da quello che ho capito mi sono sembrati interessati. Quindi si parlerà di questo, si tratterà di questo. Poco fa mi ha chiamato il mio cliente macellaio, mi è piaciuta un sacco la telefonata, perché mercoledì sera ho fatto partire una piccola campagna pubblicitaria per lui, ma proprio banale da 10 euro in 3 giorni. Siccome ha preparato un piatto lui molto caro e ne ha preparato tanto, voleva cercare di essere tranquillo sulla vendita, anche perché si parla di baccalà, quindi pesce, e alla fine ne devi acquistare, spendi, investi dei soldi per acquistare e preparare il piatto. Ho quindi messo in piedi questa piccola campagna pubblicitaria, nulla di che, ma sempre fatta con i crismi corretti che servono per riuscire a convincere le persone a contattarti, quindi prenotare e vendere. Campagna che è partita mercoledì sera, adesso è venerdì, sono le 7, mi ha chiamato circa mezz'ora fa e doveva terminarsi domani pomeriggio. Mi ha chiamato circa mezz'ora fa alle 6:30 dicendomi: Luca, blocca assolutamente la campagna pubblicitaria. Io lì per lì ho detto: che è successo? Mi fa: abbiamo venduto tutto il baccalà alla vicentina. Sono telefonate che mi rendono molto felice per due motivi. Innanzitutto, importantissimo, in questo periodo sapere di clienti che riescono a vendere tutto mi fa molto piacere. Secondo, perché quando riesci a ottenere risultati spendendo poco, perché si può fare, spendendo poco sono contento. Il cliente è contento, io sono contento, i risultati arrivano, il che mi rende molto felice. La campagna pubblicitaria ha funzionato, ha speso meno del previsto, perfetto. La campagna pubblicitaria l'ho basata su due canali in particolare, entrambi su Facebook, ma su due strategie particolari. La prima è basata sui fan della sua pagina, sono circa 2000 persone e quindi ho basato una parte della campagna su quello, su chi già lo conosce. Poi, già che c'ero, ho fatto una piccola campagna targetizzandola per città, visto che siamo in zona rossa, la gente non si può muovere, ho voluto fare questo tentativo proponendo appunto il suo baccalà vicentina unicamente a chi è della città di Sesto Calende, dove lui ha la bottega. Beh, a quanto pare i risultati sono stati positivi, perché se nel giro di pochissimo ha sbancato, vuol dire che qualcosa di buono effettivamente è avvenuto. Poi non ho avuto troppo tempo purtroppo per raccontarmi i dettagli, mi ha chiamato soltanto per dirmi di aver venduto tutto e di bloccare la campagna pubblicitaria, quindi mi chiamerà per darmi i dettagli. Però sono contento, sono felice, perché i risultati, se si vuole, si ottengono. Mi fa molto molto piacere. Settimana così, molto molto attiva, come al solito. Diciamo che a gennaio le cose un po' ripartono, anche se alla fine sono convinto che la ripartenza effettiva si abbia sempre a settembre, non a gennaio. Però qualcosa si è mosso, in particolare, come dire, sto raccogliendo quello che ho seminato, e questa è la cosa che mi piace un sacco. Tutte le strategie, tutti i modi di fare che ho, banalmente, stupidamente, anche non so, il cappello, la rivista, sono sempre cose che nel lungo termine porta dei risultati, è inevitabile. È una cosa che mi piace molto e oggi effettivamente comunque ho, come dire, ottenuto le risposte a quello che mi chiedo, quello che costantemente mi chiedo, se la strada che ho intrapreso sia corretta o meno. E a vedere
i risultati sono molto soddisfatto e direi che la strada intrapresa è quella giusta. E basta, direi che a questo punto possiamo sentirci e vederci settimana prossima. Mettete la campanella se volete rimanere informati sulle mie pillole mattutine e su questi bei video settimanali che raccontano un po' il lavoro del web marketing, come si porta avanti e cosa bisogna fare. Quindi attivate la campanella, mettete un like. Ci sentiamo e vediamo settimana prossima. Ciao cari.